Buongiorno ragazzuole, da quanto è che non mi vedete il curriculum? Comunque è un giovedì, giorno libero, sto per portare Samuele a scuola, c'è un bellissimo sole, infatti mi sto vestendo un pochino più leggera, dopo andrò dalla mia nipotina come ben sapete, e che conto di semmai andare a fare un giretto. In questi giorni siamo stati super mega influenzati. Prima Samuele, come avete visto nell'ultimo vlog, poi sono stata male io che mi sembrava ve l'avevo scritto comunque un post qui su YouTube, che comunque ho avuto la febbre per 4-5 giorni a 38,8, quindi ben capite che non ho fatto niente. Ora che si siano calmate le acque, Samuele ha avuto delle pustoline sulla lingua, che per fortuna non era collegato alle macchie precedenti. Infatti abbiamo scoperto che stomatite, stiamo già facendo la cura. Ieri infatti è stato a casa, ieri volevo vloggare, ma alla fine sinceramente siamo restati a piangere tutto il giorno. Siamo stati a casa tutto il giorno, non abbiamo fatto niente e alla fine avevo girato qualche clip, ma a fine, cioè ieri sera poi ho detto vabbè, cancello, perché tanto non era venuto fuori un bel cavolo di niente, perché per l'appunto è troppo un casino. Ieri stava veramente male questa lingua, stamattina sta un po' meglio. Amore, andiamo e stiamo mettendo questa cremina qui che ci ha dato il pediatra, e oggi abbiamo anche una visita con uno specialista che viene direttamente dal Maier di Firenze per le famose macchie per la quale insomma eravamo andati al pronto soccorso. Ieri dopo tanto sono tornata ricciola, ma perché non, avevo bisogno di lavare i capelli e non avevo voglia di fare niente, l'ho lavati tipo ieri sera giusto prima di andare a letto perché non riesco a inserire la chiave. E quindi mi sono accontentata di fare ricci, ma non mi piacciono più per niente. E quindi non so se questo fine settimana cosa farò. In base a questo fine settimana vedrò di farmi i capelli, perché non so se delle amiche domani vengono anche venerdì a mangiare a casa mia. Pensavo facesse meno freddo. A guardare la scelta, mangiare una pizza, quasi così, o se no di andare a cena fuori. Allora, sono le 8:20, c'è un traffico scandaloso. Mi sto scompisciando dalle risate con Radio Kiss Kiss. Io la mattina, quando devo andare da qualche parte, amo ascoltare la radio. Non tanto le canzoni, ma quello che dicono comunque quelli della radio. Ieri parlavano di Barbara D'Urso e mi hanno fatto schiantare dalle risate. Comunque, dato che il sole sparaflesciato, forse riuscite a vedere bene il colore dei capelli, che è un pochino più chiaro. Non so se si vede, le punte sono più chiare e la base praticamente è la mia. Ed è la prima volta, per appunto, che li lascio ricci da quando l'ho fatti. Devo dire che anche col riccio non mi dispiace, ma ultimamente con i capelli ricci non mi ci vedo affatto. Più che altro, se vado da qualche parte, preferisco farmeli lisci. E che stavo dicendo? Nulla, non lo so, non mi ricordo, mi sono persa in chiacchiere. Ah sì, vi avevo raccontato in 3 secondi, in 3 nanosecondi, la storia dei miei capelli in un video che penso di mandare online oggi. Di un mini video spesa barra video haul che ho girato tipo in tempo record, giusto perché c'erano le 3 cosine che mi faceva piacere condividere con voi. E praticamente avevano chiamato a fare la modella per capelli ormai penso 2 o 3 settimane fa, 2 o 3 domeniche fa, sì, perché ancora non stavo bene, quindi è la settimana prima dell'influenza, sì. Praticamente ho prestato la mia testa a un evento, a un corso per parrucchieri, e c'erano questi specialisti, insomma questi parrucchieri
parrucchieri che insegnavano a tutte le parrucchiere, insomma sono i classici corsi di aggiornamento e di formazione che solitamente le parrucchiere hanno ogni tot boing, ogni mese penso, ogni tot comunque, e dovevano provare delle tinte. E, intanto poi mi hanno dovuto tagliare i capelli perché ho le punte troppo rovinate. E poi mi hanno fatto un colore alla base che era il mio, un cioccolato tipo, cioè proprio il mio praticamente, in modo che mi andassero a coprire il capello bianco che mi disponeva, ma comunque da lasciare comunque la mia base naturale. E poi mi hanno lavorato con due colori, uno un pochino più scuro e uno più chiaro, poi la base. Ora ieri ho fatto anche lo shampoo alla camomilla, quindi io penso sia per questo che magari mi sembra che ho i capelli tutti un pochino più chiari, a parte penso sia anche il sole, però non so se si nota. Più che altro due persone hanno lavorato sui miei capelli e ho visto la netta differenza, perché c'era il primo parrucchiere che per me era molto molto più bravo, che era quello per l'appunto che spiegava il tutto, che infatti alla base le punte schiarite si vedono molto di più. Mentre la seconda ragazza, nelle punte praticamente a me si vede una mazza, però comunque l'effetto finale mi piace tanto. Comunque volevo cambiare i capelli, non sapevo poi come farli, perché comunque non ho mai fatto tinte, non ho mai fatto niente di particolare ai miei capelli, e quindi è stata tra virgolette un'avventura divertente, perché comunque mi sono sentita un po' dalla per un giorno, mi sono sentita un po' la dell'Ellis della serie Pesce fuor d'acqua, però alla fine dovevo solo pestare i miei capelli, non è che mi hanno fatto sfilare su qualche red carpet, ragazze. Però diciamo che è stata un'esperienza carina, perché comunque ho avuto taglio, colore e piega gratis, e in più ovviamente mi hanno pagato, quindi ora sono tra virgolette dentro questa agenzia. Mi hanno già richiamato per un'altra parte, però purtroppo i miei capelli non sono idonei, perché volevano, poi ovviamente decidete, cioè almeno nel caso di questa agenzia, e ovviamente magari dipende anche quello che c'è da fare, ovviamente si sceglie quello che si è disposti a fare, non è che se magari mi dicevano ti tagliamo i capelli a zero e ti facciamo capelli bianchi, supposizione, io veramente avrei rifiutato, quindi ecco, non è che mi farei fare di tutto. Più che altro, avendo fatto magari comunque una schiaritura, un colore adesso, non so se mi richiede, cioè mi hanno richiamato, ma infatti volevano dei capelli ancora sto poco bene, che comunque non erano stati tinti da poco, e io neanche 3 settimane fa li ho tinti, quindi vediamo un po'. Comunque è stato divertente, più che altro perché, ripeto, taglio e piega gratis, colore più un piccolo ricompenso, non esorbitante, parliamo di cifre proprio misere. Però sinceramente, per una piega in omaggio, considerando che almeno dalle mie parti per un taglio ti partono 50 euro, per un colore e tutto quanto, comunque sui 150 euro ti partono. E quindi io, come se avessi guadagnato 150 euro che sono poi andata a spendere da un ipotetico parrucchiere. Quindi sono molto contenta a riguardo. Comunque, ora vi saluto che sono quasi arrivata dalla mia nipotina e devo cercare il parcheggio in questo posto infernale, che sono nei pressi del centro storico, e trovare parcheggio qui è infernale. Ma che staffa? Si è fatta proprio una donnina. Siamo qui a casa dato che sto facendo la brava. Quasi quasi mi sparo un'altra puntata su Netflix di Suburra. Ho iniziato Suburra, penso si chiami così, ho iniziato una nuova serie.
tette, amore, ciao! Tra un po' se esce, anzi no, non mi metto a guardare niente perché sono già le 9 passate. Quasi facciamo colazione. Stai facendo la cacca, amore? Non sa di sì. Facciamo colazione e poi mi sa andiamo a farci una passeggiata. Basta, non mi devo flippare su Netflix. Cioè, regà, ma la mia sorella c'ha la cosa fan di stelle. Io sinceramente, nonostante sia stata molto, cioè ne hanno parlato talmente tanto di sta crema che duballe, infatti non l'ho, mi sono rifiutata di comprarla perché tanto alla fine sarà un simil Nutella. Però mia sorella si è cascata e l'ha comprata. E ora sinceramente, sapete cosa c'è? Facciamo una cosa porcellosa in diretta. Però non mi va di metterla tipo sul pane, cose così. Come faccio una cucchiaiata? Faccio una cucchiaiata. Assaggiamola in diretta insieme. Allora, il profumo è quello delle classiche nocciolate. Vediamo. Ci sono dei piccoli grumettini, penso siano pezzettini di biscotto. Buono. Sì, ma immaginavo niente di. Niente di che, eh. È un pochino più amara della Nutella. È un pochino più amara, ci sono tipo le bricioline di biscotti, Nutella tutta la vita comunque. Io la boccio. Non è male, però sinceramente non mi fa impazzire. Forse assomiglia un pochino alla nocciolata della Novi. Non so se avete presente, è un pochino più amara. Fatto sta che la più buona di questa, che forse anche non è che fa meno male, però è la Rigoni di Asiago. Quella, ragazzi, quella batte Nutella tutta la vita. Comunque, bocciata. Vedi, meno male che non l'ho comprata. Vieni! Non ce la farà mai, vieni. Allora, siamo tornate da poco a casa. Ho le mani spaccatissime. Comunque, abbiamo fatto un po' di shopping. Me la porti? Allora, innanzitutto ho trovato gli ultimi rimasugli dei saldi. Io amo gli ultimi rimasugli dei saldi perché dovevo comprare le scarpe a Samuele. E quindi ho trovato a 40 € due paia di scarpe. Queste qui a prezzo pieno costavano 42,90 € e queste qui 39,90 €. Io comunque qua ho speso 40 € e le ho prese entrambe. Ho preso una scarpetta per la scuola per tutti i giorni, che abbiamo buttato già due paia di scarpe che non gli stavano, e che mio figlio ha un piedone ed è un 27. Sono questi qua semplicissime nere dell'Adidas che sono molto molto carine e per tutti i giorni che insomma hanno lo strappo, ma più carine, che volevo anche il mio numero, ma il mio numero mi sembrava un po' troppo da uomo, infatti le volevo grigie semmai, e sono le Reebok, queste qui molto molto carucce, e queste qui magari per uscire insomma per qualche occasione un pochino più particolare. Questo sicuramente glielo andrò a mettere al suo cioè al compleanno di Sam, quindi al suo compleanno. Sono molto molto belle. La mia cuscinetta, la mia nipotina ce l'ha nella colore, aspetta amore, la mia scarpa ha queste qui, sempre
Sempre Reebok, nella versione femminile con tutti sbrilluccichini, non so se si vedono comunque. Mi piacciono, le vuoi rimettere? Cavatele, vai. Ecco fatto. E insomma, ho comprato queste scarpine. Poi sono stata da Tiger e ho preso a 3 euro questo filino con queste mollettine per appendere le foto. E che mi sono arrivata una caterva di foto stampate da un'app che vi consiglio. No, questo non muore, non si apre, si chiama Free Print, qualcosa del genere. Ho 45 stampe gratis tutti i mesi. Pago tipo solo 3-4 euro di spedizione per comunque una cinquantina di foto, che veramente non è niente. Vuoi delle scarpe? E quindi avevo intenzione di metterlo o in camera mia o in camera di Samu. Questo filino con le foto appese, ora vedo un po', non lo so, comunque per 3 euro. Ho detto intanto le prendo e vedo poi dove stanno meglio. Per la camerina di Samu ho preso una cornice, l'ho presa a costo turchese, che comunque alla fine magari posso mettere anche in qualche altra parte della casa. Amore, adesso si vuole mettere le scarpe, ma amore, sono di Samu. Vedi quanto sono grandi, sono bellissime queste. Sono grandi. Mettile da sola, vai. E poi ho comprato da Tiger una cornice che andrò a mettere più foto, tipo poster di foto, tutto, tutto, e andrò ad appoggiare sulla parete attrezzata. L'ho preso di questo color legno. E poi ne ho trovata anche una bianca, 4 euro, e magari per metterle, tipo, faccio vedere, accanto, o così, o così. Poi, insomma, vediamo. Allora, la mia nipote si ammazza, ecco fatto. Sempre per fare un collage di foto. Stai attenta, amore, ora ti metto i cartoni, dai. E poi, ultima cosa, sì. A 2 euro mi sono comprata la cover nuova del telefono per Huawei 20, Mate 20 Lite. Avevo una cover trasparente morbida, che è quella che ho attualmente, solo che col fatto che è trasparente si sporca, si rovina molto molto facilmente. Infatti sembra che sia tipo lercia, sembra proprio che sia comunque. Notare che con questa luce si vedono tantissimo i capelli. Comunque, che stavo dicendo? Che si sporca molto facilmente la cover trasparente, insomma, trasparente. Quindi ne ho voluta prendere una tutta nera, l'ho pagata a 3 euro questa, ma c'erano anche altre da 2 euro, però questa qui insomma mi piaceva perché è molto, mi sembra molto resistente. E la volevo prendere su Wish o AliExpress, ma comunque tra spese di spedizione e roba varia mi veniva tipo 2 euro. Quindi sono andata in questo negozietto che sapevo che le avrei trovate comunque a questo prezzo. E niente, ora siamo qui. Tra un pochino io farò la pappa alla cucciola, poi vado a casa, porto giù la Molly, pranzo anche io al volo, prendo il nano che poi lo devo andare a prendere per forza presto perché poi alle 4 dobbiamo essere per l'appunto a questa clinica privata per fare la visita. Ci porteremo tutti dietro, nel senso verrà anche la mia mamma e di conseguenza anche la mia nipotina, che spesso e volentieri il pomeriggio la mia nipotina sta comunque con noi, perché mia sorella ha un full time, quindi lavora da lunedì a venerdì tutti i giorni, tutto il giorno, e mio cognato lavora in un noto pub, comunque del centro storico. E comunque inizia a lavorare alle 4 alle 5 del pomeriggio, a volte comunque è impegnato anche la mattina, quindi comunque quando è impegnato la mattina la nipotina la tengo io o comunque l'altra zia. Vero patata? Sei viziata dalle. Vuoi sederti? Che combini?
casa dolce, casa è luna. Ora ho un pochino di tempo, meno male che c'è il sole, una bellissima giornata. Ora mi lavo le mani, ho anche praticamente il pranzo pronto perché ho un po' di passato che avevo fatto ieri che mi è avanzato. Quindi mangerò gli avanzi. Io cerco infatti sempre di cucinare un pochino in abbondanza per questo motivo. Io tanto guardo i miei capelli perché vedo la mia faccia diversa con i capelli più chiari. E vediamo se sì, infatti alla base sono più scuri. Sembro la sola monaca. Comunque, e nulla. Ora mi volevo anche mettere a riempire, diciamo, le cornici e vi farò vedere anche l'effetto finale. Allora, l'effetto è questo finale, ma non mi convince per niente. Penso di aver buttato soldi in cornici. Perché volevo creare, vi faccio vedere l'effetto che avevo fatto. Lì, solo che mi sa le cornici erano differenti. O comunque lì nell'insieme mi ci piace tantissimo. Vedete come ho messo più foto nelle cornici? Ma di qua non è stato possibile. Cioè, l'ho fatto, ma non lo so. Per ora lascio così. Perché comunque l'idea di avere tante foto esposte mi piace. Tanto, al limite, semmai questa cornice color legno, perché mi piaceva anche l'effetto spezzato che avevo visto una foto su Pinterest delle cornici non uguali vicino. Al limite, sposterò questa lì, magari la prenderò un'altra cornice poi bianca. Ora vedo, e semmai quella lì vi faccio vedere. La potrei mettere là che c'è una mega parete bianca perché quelle mollettine con foto pensavo di metterle, no, qui no, scherzavo, pensavo di metterle sopra lo specchio. Non lo so, ragazze, vorrei fare talmente tante quelle cose, ma poi faccio mai una sembole, poi le cose le faccio alla Kaiser. E qui c'è ancora le mie collanine sparse. Avevo visto un manichino finto per collanine da Tiger, costava 7 euro, ma era tutto nero, non ci diceva un cavolo con la mia camera da letto. E magari se era su queste tonalità del beige, cose così, e del marrone l'avrei preso. Qui intanto c'è un'altra foto. Io prima o poi avrò la casa sommersa di fotografie. Questo è il mio pargoletto. Comunque basta, ho sistemato un pochino, ho già mangiato al volo. E qui c'è un pacchetto di fazzoletti. Non si sa bene il perché. Qui ho ancora Ugo e Gilberto, Gilbertino, non si sa. Questo neo devo andarmelo a cavare. Ho deciso che lo caverò. Perché è orrendo. Comunque, basta. Ora porto giù anche la Molly. Volevo fare anche il bagno prima. Sono i 24. In 5 minuti potrei farlo il bagno. Ce la potrei fare. Lo faccio velocemente. Ma sì, faccio un attimo il bagno e poi scendo. Cosa tiri? Che fai, amore? Mi raccogli i fiorellini? Non so sei cucciolo. Sei proprio diventato un ometto. Ora voglio farvi notare mio figlio in 2 minuti, una bomba atomica. Allora, Samu, fagli vedere le scarpe che ti piacciono di più, come immaginavo. Meno male che le ho prese tutte e due, perché a lui piacciono tanto tanto queste qua.
Ma queste qui le metteremo quando usciamo, quando insomma per occasioni un No, po' più queste qui. eleganti. Certo, amore, queste devi mettere per il tuo compleanno, niente, queste sono bellissime, ma a lui non piacciono. Lui è molto sportivo, molto, molto yo-yo. Lui vuole le canzoni di Babbo Natale. Notare che mio figlio ha le caldane. A parte che ci sono 13, 14, 15 gradi. Vieni a fare il bagnetto, dai. Vieni, amore. Vieni, amore. Ah, ti volevo fare la doccia. Hai detto voglio fare il bagnetto. Te lo faccio fare. Comunque, da quando abbiamo avuto il problemino alla pelle? Ah, ho fatto un disastro con le varie influenze contro cavoli. Sto riutilizzando questo prodottino della Mustela che è molto delicato, che mia nipote aveva lasciato, mia sorella aveva lasciato qui per sbaglio, e quindi lo sto utilizzando. E mi sembra di riaverlo di nuovo piccino piccino picciò, anche perché i prodotti della Mustela li ho utilizzati quando era piccolino. Amore, che giochi ti vuoi portare? Nel bagnetto. E comunque ci stiamo trovando bene. Per chi magari è per chi diventerà presto mamma, è una linea di prodotti che comunque vi consiglio. Ora devo capire bene cosa mettergli. Penso ovviamente la tuta, perché dobbiamo andare poi dal dottore. Quelli lì? Ok, se sentite che parlate male per via delle bolle sulla lingua, non mi prendete in giro il figlio perché vi sgozzo. Allora, 3:30, quasi quasi mi prendo un caffè. La Molly dorme sotto al sole del riccione e mi faccio un caffettino, mi faccio un morbido che è leggerino. E dopodiché ci avviamo verso... No, ma perché sono piena di macchie rosse? Che schifo. Poi c'è questo telefono che comunque è ad alta risoluzione, diciamo, rispetto al precedente. E quindi vedo tutti i bobi, ancora di più, tutti sti nei. Però questo qui, per appunto, come vi ho detto già prima, lo caverò. Ora già che ci sono andata, che sono in questa clinica privata, sentirò quanto vogliono, anzi non lo glielo chiedo perché tanto so che non me lo potrei permettere. Però ora mi voglio informare, anche se faccio la domanda in ospedale, per le liste d'attesa saranno lunghissime, lo so, ma voglio vedere come svolgere il tutto poi, che non sono molto pratica di queste cosine. Penso si debba andare all'ufficio di non so dove, non so quando, perché, come, e poi ti metteranno tipo in lista d'attesa per cavare un neo. Sicuramente mi ci vorranno 500.000 anni, ma non importa. Ah, non mi criticate, ma mi sono fatta il caffè nel bicchiere di plastica, ma figuriamoci. Mi ho preso un freddo addosso, sta ferma, non farò un Kaiser, perché mi sono buttata sul divano a vedere Doraemon con Samu. Io amavo Doraemon da piccolina. È comunque un cartone dei miei tempi alla fin fine, quindi lo stanno ridando su Boing e quindi sono molto contenta. Solo che a me piacevano tanto anche i Pokémon, a parte che ora non mi piacciono per niente. Ho provato a fargli vedere a Samuele, ma non gli piacciono. A parte che a Samuele non gli piacciono neanche i Gormiti, tipo quei mostri, a parte che ho sempre odiato, perché quando ero piccina io sono del 93, quindi magari chi è più o meno dei miei anni si ricorderà che all'epoca con i Pokémon uscì una sottospecie di concorrenza che erano i Gormiti, ma a me i Gormiti non mi sono mai piaciuti. Ora esteticamente sembrano più carini rispetto a una volta, ma comunque fa cagare lo stesso. A voi piacevano i Gormiti? A me non mi sono mai piaciuti. Comunque il mio bambino non li adora,
Quindi per ora, ma vabbè, gli piace Gumball, che è un cartone che abbiamo scoperto da poco su Boing. Gumball è carino, ha una faccia blu stranissima. Poi se non gli piace 44 gatti, Bing, 44 gatti è troppo bellino. E piace tanto anche a me. Bing piace anche a me. Poi per il resto i cartoni d'oggi fanno. Non sono granché. Comunque basta. Sicuramente sto già. Ecco, è già 5 minuti che chiacchiero. Ora mi bevo il caffè e scendiamo. Promesso. Allora ragazze, non ho ripreso più niente perché poi la visita non è andata come speravo. E allora Samuele ancora non sta bene, è ripeggiorato, quindi poi non ho ripreso più niente a livello di macchie, cutanee e quant'altro. E purtroppo ha dell'orticaria che non si sa se è cronica o è dovuta all'infezione. È un bambino molto molto debole. Ora sicuramente non userò i termini tecnici appropriati. Vi chiedo già scusa, ho tutto segnato su un foglio e ora di certo non ve lo sto a leggere. Cercherò di riassumere, ma non so se riuscirò ad essere precisa in questo riassunto. Diciamo che l'istamina, che è molto elevata, gli ha provocato queste eruzioni cutanee. Questo specialista, che è del Mayer di Firenze, che ha lavorato anche a Roma, che per fortuna si è lodato, è arrivato ad Arezzo in un ambulatorio molto pri cioè, privato, molto importante della mia città. La prima cosa che ha detto è si è stupito in quanto quando siamo stati anche al pronto soccorso non gli erano stati somministrati gli antistaminici a mio figlio perché comunque è stato male. Ma tralasciamo, comunque, a parte questa cosa dell'orticaria, insomma questa cosa delle macchie e quant'altro, un bambino molto delicato, dovremo ovviamente poi prendere anche delle vitamine. Amore, ora non riesce di nuovo a mangiare, non ha mangiato niente. Oltretutto, però, aspetta, amore, devo prendere una cosa. Questa ve la dico un pochino più in qua. Abbiamo fatto i test allergici e oltre ad avere una lieve allergia all'erba, ha una lievissima, ma lievissima, però è anche, insomma, al cane. E anche al gatto. Io non so se, come sia possibile. Questa cosa perché comunque sì, amore, non è che se tocca schianta per fa, però gli provoca del fastidio e siamo abbastanza disperati. Non succede niente, non è che come prescrizione il pediatra ci ha detto cacciate di casa il cane, però è una cosa che io e Riccardo ne abbiamo già parlato a tavolino stasera a cena, e ovviamente senza fargli capire a lui di niente, lui stava giocando con il tablet. Fermalo! Oddio, guarda! Abbiamo deciso di darlo via, purtroppo. Pianti su pianti, però è l'unica cosa, cioè, dobbiamo pensare alla salute di Samuele. Ora io. Amore, fai vedere alle tante cosa hai? Non alla lingua, c'hai le macchioline. Qui un pochino si vede, comunque ora sta praticamente bene. Sta per vincere. E quindi ora. Non abbiamo vinto? Mamma, non faccio, sono andati avanti. Abbiamo perso. Quindi se qualcuno è della zona ed è disposto a prenderlo, cediamo. Purtroppo un cucciolo di Barboncino Toy, l'abbiamo preso in un allevamento. Se siete interessati, contattatemi al mio indirizzo email. Bravo, amore, così dopo ci sorpassano. Al mio indirizzo email sorrentino.federica@hotmail.it. E è stata una decisione che abbiamo preso comunque, è la prima cosa che ci è venuta in mente.
alla fine ora, cioè, non lo so, comunque per il momento da questa decisione. Molly, vieni qua, cioè vieni qua ma non venire. Guardate, non potete capire che periodo stressante è questo, perché ovviamente poi uno su YouTube non è che mostra la sua vita a 360 gradi, o comunque non è che mostra i problemi, o anche se uno ne mostra uno, magari ne ha 100 di problemi alle spalle. Quindi sono veramente stanca in questo periodo e beh, è difficile la vita, è difficile tutto. E questo, tutti questi problemi, comunque Samuele è anche tanto nervoso, è difficile fare la mamma. Cioè, non vi nego che è veramente... Mamma, non so fare con tutto, con uno. Aspetta, è un periodo difficile. Crollato sul divano, braccio proprio stanco. È proprio disperato da queste bolle. Mi è toccato mettere ora un'altra volta il cane in terrazza, perché se no veniva qui e ve lo voleva leccare parina la moglie. Ora sono disperata. Mi dispiace troppo per il mio bambino, quando vedo sta male, sto male anch'io. Mi dispiace anche per la moglie. Però devo pensare al bene di mio figlio. Dobbiamo risolvere questa cosa. Dobbiamo, insomma, correggere il tutto. Cioè, anche l'alimentazione influirà. Come vi ho già detto, alcune cose non le può mangiare. Vi rifaccio un breve elenco, non so se ve l'avevo già elencato. Alcuni tipi di pesce: banana, fragola, spinaci, pomodoro, melanzana, cioccolato, alimenti con lievito. Cioè, non è che non può mangiare, deve stare attento alla somministrazione di questi alimenti. Quindi magari, non so, ad esempio una pizza con il pomodoro una volta ogni settimana barra 10 giorni, meglio addirittura 10 giorni che una volta alla settimana. La cioccolata idem. La cioccolata non è che ne mangiasse tutti i giorni, ci mancherebbe. La fragola, ad esempio, anche lo yogurt alla fragola, l'unica cosa che mangiava era il frutto alla fragola. Non lo potrà più mangiare, o perlomeno una volta alla settimana lo potrà mangiare. Quindi guardate, è un po' un casino. E comunque ho sentito un rumore stranissimo. Ricky era andato agli allenamenti. Io mi sono messa a fare ora una lavatrice, ma la stenderò domattina. La lascio nel cesto in bagno con la perché sopra il gabinetto ho la finestra. Chiudo il gabinetto, cioè metto la cesta dei panni sopra il gabinetto e poi lascio la finestra aperta, poi la stenderò domani. Che non ne ho voglia adesso. Però se mai mi piego i panni dello stendino, così domani la devo solo stendere. Ora vedo un pochino, è stata un pomeriggio un po' così, perché ripeto, per quanto ovviamente uno arriva al punto di rivolgersi a uno specialista o comunque a una clinica privata, hai già il sentore che c'è qualcosa che non va, soprattutto, cioè, si tratta di mio figlio, se so che c'era qualcosa che non andava, cioè, me lo sentivo che c'era qualcosa che non andava. E quindi avere conferma di questa cosa mi ha buttato un po' su. Infatti poi da prima della visita ad ora non ho ripreso niente. Oltretutto si parla anche di asma, che non so se sentite.
Comunque, penso di aver, non so neanche se mi avete capito, penso di aver buttato lì le cose a caso, frasi a caso, non so se vi mi sono spiegata bene. Comunque, vi mando un grosso bacio, il video finisce qui. Sarà online ovviamente nei prossimi giorni, perché domani prima metterò online un altro video che avevo girato precedentemente. Poi vedrete questo. Poi vedrete, penso, il Battitina di Cosa mangiare un giorno, che ho girato mille secoli fa, che devo editare. Ma tempo al tempo, abbiate pietà, è veramente un periodo no. E quindi basta, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ora ti faccio vedere cosa faccio. Allora, prendi, questo è un tutorial. Biscotti Plasmon, ma anche i simil Plasmon, io ad esempio questi che sono Afino Rumun, sono anche comodi perché sono pacchetti piccolini. Step numero 2, pollicita. Step numero 3, contro la depressione, aprire molto delicatamente per non svegliare il bambino i plasmon. Ce n'è poca, per fortuna ce l'ho trovata. Ce l'ho trovata. Cioè, Subura mi sta dando proprio tutto la 104. Oggi hanno registrato il trono classico, l'Ilaria intanto mi spoilerà le cose. Nutella, vedi? Un po' cieca. Step 4. Stendere la lavatrice per smaltire i chili.